Buonasera Commodori e benvenuti al primo tutorial su Odyssey. Finita l'alfa, finito il primo let's play, adesso voglio fare qualcosa che serva ed è praticamente il primo ingegnere, che è relativamente semplice. Come vedete avere un autoestimato come il mio può funzionare perché fa il piano sequenza molto lentamente, che a farlo nel mondo reale servono dei signori treppiedi. Guardate che bell'uomo che sono! Sono fatti baffo giusto anche nell'avatar, come diceva Kattivik. Vabbè, basta. Andiamo a vedere come si sblocca. No, guarda su. Guarda giù. Guarda su. Bravo. Tra l'altro, ministro mi ha detto un trucchetto molto carino, che se voi mettete la free camera non funziona. Però mettete la camera, questa... Vediamo se mi riesce, che ora mi sto incasinando con i comandi. Questa camera qua... Voi potete praticamente giocare col VR in terza persona, come fosse The Witcher 3, con non il rettangolino davanti, ma vedendo tutto quello che c'è intorno. Quindi questo è un modo di giocare col VR Elite. Non è male. Allora, per sbloccare il primo ingegnere, da quello che mi hanno detto, bisogna andare a cercare Apex, che sono i taxi, e fare 50 anni luce. Basta. Solo questo. 100 anni luce. Quindi 50 andare, 50 tornare. Fatto questo, ci dovrebbe, non subito, arrivare il messaggio che ci dice che l'ingegnere, il primo ingegnere di armi o tute, non lo so ancora, di Odyssey, ci cerca. Quindi noi, come si fa? Andiamo qui da Friedrich Haller. So come cavolo si chiama, insomma andate da chiunque ci sia alla Apex e dire vorrei bookare, prenotare uno shuttle per un long range. Andiamo a cercare, io sono Shinhart a destra, andiamo a Mainani, via. Chi è che ha Santal? Misteri, a bere un succo di frutta. Dov'è Shinhart? Dovrei averci una nave. E su che altro? A quanto è? No, Shinrarta, Mainani, scusate, Shinrarta ci sono. Mainani, eccolo qui. Madonna mia, non mi ci trovo mai su questo cacchio di mappa. Dove sei? Dove? Allora, con calma. Respiriamo a sangue freddo, come direbbe Truman Capote. No, era qui. Vabbè, lì vedo la nave, quindi sarà lì. No, lì è dove c'è il carcere, perché mi hanno messo in carcere l'ultima volta. Qui è Mainani. Oh, e devo ricambiare tutte le sensibilità dei joystick, mi sa, perché qui non mi ci trovo più. Proviamo a mano, peggio che mai a mano. Eppure ci avevo preso la mano. No, vabbè. Troppo sensibili, figli miei. Meno sensibili fateli sti tasti, se no con un OTAS diventa impossibile. Uff, com'è immediato. Che stupido che sono. Qua anche non ha migliorato la cosa. Mainani. Ecco, d'ora in poi conviene fare sempre così. Ovviamente, ESC. No. Allora, riparliamo con lui. Ciao. Ciao, quanto tempo. Voglio un bucare per Mainani, un bel viaggio. Mainani, ok. Mainani, a posto. A posto, Mainani. A posto. Me lo fai bookare qua? Devo cliccare? Cannot book shuttle out of range. Se che sono in effetti 258 light year. No, ne basta molti meno. E allora proviamo. Andiamo a Sol. Sol dove vediamo quanto. Sol 32. Un po' di più ne serve. Sirius suppongo sia su per giù la stessa distanza. Magari... Bah, uno a caso. Arinna. Arinna 118. Ringrazio tantissimo perché stavolta ce n'è veramente tanti, soprattutto sul penultimo video che è il primo mio let's play su Odyssey. E allora, vado in ordine. Ringrazio TM, Giglio Alvaro, Marco Pepe, Alberto Falezza, Morris King, Parru underscore Tube, Matrix Morpheus, Hugo Taru, Tave, Reika Rio, Paolo Aveta, Giangis Luca,
Lemon, Otrebor 66, Daniele Scaravilli, Nemo 5002, Guido Mora, Maxis Ross, a volte faccio casino che c'è l'uno, GLT 59, Andrea Calza, Mauro Girometta, Francesco, Luca Salvatori, Corrado R, Biagio De Vuono, Gludwig Pandemia Elettronica, Gaia Rotondo, Simone Darin. E questi sono di un video del prossimo video che è uscito l'altro ieri. Vediamo un pochino meno. Gianluca Mirabelli, Nemo 5002, Biagio De Buono, Marco Castaldini, Massimo Desilli, Luca Salvatori, Brenzus, Lemon, Alfetto 89, All Miked, Michele Gori, De Taurus, GLT 59, Christian Crouzza. Non sono stato a guardare i doppioni perché vi ringrazio doppiamente per il commento. E qua siamo già arrivati a Soul. Tempo di ringraziare tutti, non ho cacato il video minimamente, però qui erano evidentemente pochi salti. Stiamo arrivando al sistema solare. E quindi vediamo com'è, perché la vista dovrebbe essere bella. Tra l'altro dobbiamo arrivare sulla Luna, quindi suppongo che passeremo accanto alla Terra. Purtroppo non ho settato i tasti per guardarmi intorno. Voi di default dovreste avere tasto centrale del mouse e potete muovere la testa. Io lo faccio con l'OTAS in questo caso, perché ho disabilitato i comandi manuali, perché solitamente ci gioco con il casco della VR. Quindi niente, quello lì era il sole. Che vuoi, Dario? A posto. Non vedo una mazza, quindi già che ci siamo andiamo di... eccolo, free camera mode, bello l'Afex, che tanti si lamentano. In realtà io col Oculus, quello che ho io, il Rift S, quello col cavo, il fatto che sia più scuro il gioco è meraviglioso, perché era troppo chiaro. Però tantissimi col visore, con l'HP Reverb 2, indubbiamente un visore migliore rispetto al mio, hanno trovato problemi, perché non riescono a leggere le scritte perché è tutto troppo più scuro. Stessa cosa in questo momento io dal monitor, c'ho sto fanale ring in fronte agli occhi, quindi non mi facilita. Però che bello, cioè sarà anche, guardate che riflessi, guardate che grafica, quella è la Terra, quella che scorre lì, con le tre basi spaziali, suppongo, intorno, che orbitano, e noi dovremmo essere vicini alla Luna. Blue Moon. Domani c'è luna piena, quindi i licantropi che sono in voi si sveglieranno. E è bella. Dai, la Luna è bella. Andiamo a vedere The Dark Side of the Moon, o stiamo sulla parte illuminanza lata? Da dentro siete un cacchio. È lì. No, niente. Ma già ci porta alla stazione, non sulla Luna, perché sulla Luna non si vuole. Si poteva atterrare su Mercurio volendo, ma anche no. Potremmo andare dall'ingegnere del sistema solare, che non ci sono ancora stato. Iapetus, fallene. Non in asci... Vabbè, e nulla. Ora devo tornare indietro. E fatto questo, dovrebbero essere 120 light year e dovrebbe arrivarmi la lettera dell'ingegnere che mi invita. Però so che... Madonna, e voce sai, Dario. So che non a tutti arriva subito. Quindi vediamo un pochino. Comunque ci ho messo relativamente poco a fare tutti sti salti. Sono le 16.34, non ho fatto neanche un taglio che pensavo di fare. Quindi in 6 minuti siamo riusciti ad arrivare a Galileo. La grafica è migliorata un casino, non c'è verso. Eccoci qua, siamo giunti a Jameson Memorial. Abbiamo fatto poco più di quanto, 120 light year. Sono le 18.45, quindi un quarto d'ora circa. Andiamo a vedere se fra i messaggi... Ah, qui non si può. Q. Se non sbaglio, navigation, contacts. No, qua mi dice
missioni, questi sono i contact qui in zona. Ah, sopra. Invitation from Domino Green, è arrivata subito. Quindi, come vedete, filairone. Yo, how is going? O che si parla, se Dio buonio, ci conosciamo, un po' me confidenza, figlia mia. Allora, yo, come va? Ho visto che hai fatto parecchia strada, un taxi, porca vacca, non mi chiedo manco perché. E ora potremmo anche intrattenerci in qualche maniera un pochino diversa. E via, vieni a trovarmi, vieni a vedere il coniglio Jack sul sistema Orishis. Ti farò vedere un po' di roba buona. Domino Green. Ecco, a me mi arrivasse un messaggio così sul telefono, io ti denuncio. Cazzo di ingegnere è uno, ti manda un messaggio del genere. Domino Verde, come tu stai? Dio buonino. Comunque si va subito. Allora, il sistema è quello di Orishis. Però ci andiamo col cavolo che ci andiamo con i taxi. Si piglia una nave nostra, bella, e salta e si jumpa laggiù. Andiamo a vedere il primo ingegnere ufficiale di Odyssey. È stato difficilissimo sbloccarlo. Prendi il taxi, ti fa un giretto e ti manda sto bel messaggino. Vediamo com'è messa sta Domino, perché mi sembra abbastanza fuori di cervello, il che mi può fare anche piacere. Ah, si riesce di qua. Vediamo che nave ha usato l'ultima volta. Diamondback Explorer. Va benissimo, insomma, un bel po', non è come la mia Giampaconda. Ma non cambio nave. Saliamo sul Diamondback e andiamo a Orishis. Insomma, da Domino. Eccoci, siamo arrivati a Orishis. 11 bodies. Dove sta l'ingegnere? Domino, dove tu sei, Domino? Non ti vedo, Domino. Eppure questo è il sistema. Varum. Jack Rabbit Orishis System. E dov'è Jack Rabbit? Picard, Doc, mitico Guerre Stellari. Sì, Star Wars, non moccoliamo. Il capitano Jean-Luc Picard. Cosa ho detto? Mi vergogno di me. Allora, vediamo se si vede da qui. Jack Rabbit, ovviamente un bilione di fleet, quindi selezioniamo tutto tranne le fleet. Oh, nulla. Pure il sistema è questo. Proviamo con il nav beacon. Nakano, Luca, vabbè. E crop tatti sette per pittette zelazzizi. Di prova. E Russo. Ma poi ci deve essere il login dell'ingegnere. Ci tenta lui, proviamo a fare un... Intanto sono solo 11, no, già tutto scansionato. 2 miliardi di messaggi di chat. Poi andiamo a scansionare il beacon. Magari ci dice qualcosa in più. Orishis e Orishis.
Mi sa che bisogna aspettare. Vedete, noi siamo venuti a conoscenza di lei, ma dice: You gain access to Domino Green by traveling at least 100 light years in shuttles. E noi ce li abbiamo, ma lui ci dice come se non ce li avessimo. Quindi, cosa conviene fare in questo momento? Sloggare e riloggare. A sto punto, provo un attimino da main menu. E se non funziona il main menu, tocca fare quit e aspettare. Però speriamo di no. Cioè, che poi il messaggio è il messaggio di invito. Eccolo lì, è bastato sloggare e riloggare, adesso c'è il loghetto. E quindi andiamo a trovare la nostra amichetta Domino Verde al Jackrabbit. Che ovviamente è dietro il sole, legge di Murphy è sempre tutto dietro il sole. Farò, ho messo l'autopilot perché mi fa estremamente fatica, fatica con la P di Palermo. Fatica. Però non conviene perché una volta che arrivate lì questo inizia a orbitare intorno, quindi quello che conviene fare adesso è toglierlo questo deactivate super cruise, andare a manetto, magari piazzare un po' meno. Capisco perché la scritta Pilairone è un po' sbiadita su questo Diamondback, ma va bene lo stesso. Vediamo di non fare il giro della vergogna. Ok, il pianeta è questo, io faccio l'approdo come più mi è congeniale, però poi fatelo assolutamente come vi pare, vedendo che il Jackrabbit è lì, la prendo un po' larga. Inizio a instradare la nave, bello, stavolta arriviamo col sole. In quella direzione senza puntare direttamente, che altrimenti l'inclinazione sarebbe troppo. Dai, che cavolo è che mi vuole interdire ora? Che due palle. Vabbè, visto che sono su una nave agile, la evito l'interdizione al posto di sottostarmi e scappare. Dovrebbe essere facile da evitare. Ma anche perché non c'è nulla nel cargo, cioè cosa. Rompete le palle. Ok, interdizione evaded. Vediamo dov'è, però, perché io sto facendo tutto il mio bel approccio, bello bello, a questo pianeta ghiacciato che è lì dietro. Quindi, come mio uso e costume,
l'approccio di taglio, mi avvicino all'orbital cruise che è segnalata con quella linea blu. Appena, ora è ancora tratteggiato di Jackrabbit, appena finisce di essere tratteggiato vuol dire che io l'ho rivolto verso di me e non nascosto dal pianeta, eccolo. Io lentamente lo punto. Dovrei entrare ora sull'orbital cruise. Siamo ancora a 2000 milioni di metri. 2 milioni di metri. No, 2000, se no, sti cazzi. E vedete, sto avvicinando al drop. Sono circa a metà strada, 400 km il drop qui, quindi sarà intorno ai 100, forse un po' meno. Però mi tengo ancora al tuccio, non voglio fare il drop almeno fino a che non sono a 200 km da Jackrabbit. 300. Ok, 200, ci siamo. A questo punto posso anche droppare, che già la vedo praticamente la base. 80 km, no, sti cazzi, verso i 20 km. Qui l'atmosfera è di 0,5, okay, quindi c'è da stare attenti. E no, a circa 30 km mi esce, drop e mi entra in glide. Drop it from orbital cruise, tolgo tutta manetta e il glide in automatico, non ho il rischio di andarmi a schiantare, infatti senza mani, glide completo e sono a 5-4 km dalla base. A questo punto chiediamo request docking, c'ho l'autodock e ci docchiamo per la prima volta alla base dell'ingegnere, visto che di solito sono fichissime le basi degli ingegneri, vediamo com'è questa. Caruccia, niente di eclatante. Là c'è lo spazio per le navi grandi, noi siamo su una nave piccola. Là c'è una bella serra per le piantagioni. E dalla mail che mi ha mandato non avevo dubbi ci avesse la piantagione questa. Brava. Vedo l'ombra di un'ASP. Ma io attacco col mio bel Diamondback. Ci siamo. Ti disimbarchi e andiamo a vedere che vuole questo ingegnere. Tomino, sono arrivato. Sembra una stazione come le altre. Non vedo indicazioni, però vedo qui c'è l'Apex. Ovviamente, se questa era una fanatica del taxi, ditemi voi se un ingegnere vi può chiamare perché avete preso abbastanza taxi. Che senso ha? Tutina. Armine. Sei te, Domino, rossa fuoco di sicuro, non solo per il logo che hai in testa. A vedere cosa ci offre, a parte cosa c'è alle tue spalle. No, non è troppo luminoso l'ufficio, lo so che ti sei fatta e vedi tutti i colori accesi, però stai tranquilla, bevi un po' d'acqua, fai respironi, se ti piglia male, chiudi gli occhi e ti rilassi, se ti piglia male con gli occhi chiusi, balla un pochino, ma mi raccomando, bevi tanta acqua, Domino, se no ti sale male. Allora, vediamo cosa ci offre sta tossica. Simpaticissima, però gnocca, almeno quello c'è da riconoscerglielo. Allora, vediamo. Weapon modification, stability, greater range, suit modification, reduce tool battery consumption, enchanted tracking, extra backpack capacity. Tutta roba figa, mi sembra. Quindi sulle armi ci dà stabilità e aumenta il raggio d'azione. Sulla tuta riduce il consumo dell'energia elettrica, della batteria. Aumenta il tracking, non so se dei nemici, suppongo. E altrimenti extra backpack capacity. Ci aumenta un pochino il backpack, che come diceva Beltasor, per ora è un petopack perché è uno peto nello spazio. Allora, I want to modify my suit, my weapon.
I'd like you to introduce me to another engineer. Addirittura lei ci introduce un altro. Proviamoci. Decisamente questa si fa. Non so se avete letto il dialogo, però vuole i push. Per tutto mi sa che vuole i push. Push che... Temis, Maverick, addirittura la flight suite si può ingegnerizzare, perché mai uno dovrebbe farlo? Lo scopriremo, però va bene. I push, vi dicevo, no, state tranquilla, guarda, me ne vado perché non ce l'ho i push. Vi dico dove si trovano i push, però non lo faccio vedere in questo video, magari nel prossimo venerdì, ve lo dico subito. I push, ringrazio in questo caso Comodoro Brands e Caronte, e dice che si trovano in Anarchy System, DSS e Landable Path. In pratica si va in sistemi anarchici, si scansiona in DSS, il Discovery Scan, quello con i probes, il pianeta, e su un pianeta dove si possa atterrare a piedi, mi raccomando. E si trovano degli irregular markets, threat 1 e threat 2 vi conviene andare. Quindi trovato questo, voi andate sotto e all'interno dei container si troveranno sia i push che gli ush, senza la P. Però per questo ingegnere abbiamo visto ci servono i push. Quindi serve la tuta da scavenger, quindi, perché serve il cutter. Quindi niente, bisogna andare a cercare i sistemi anarchici. E lì bisogna scansionare i pianeti. Una volta che siamo lì, la tuta da prendere. Vediamo se mi riesce. Piripipi, ma anche parlando con lei dovrei farvela vedere. La tuta con l'arc cutter, quella da scavenger, è la Maverick, se non sbaglio. Sì, arc cutter. Quindi voi dovete andare giù con la Maverick. Io già me l'ho imposto. Ah, non si fa da qui, perché qui è l'ingegnere. Per farlo devo andare... Dai, basta, domino, se hai capito. Te le do i push adesso, te le do dopo 2 pushate, anzi 5 pushate, vedrai, tu sei felice, Dio buonino, come tutti. Allora, entriamo al Jackrabbit, terminale, andiamo su loadout. Loadout. La nostra spacco bottiglia mazzo famiglia Maverick Suite. Arme sono già segnalate, c'è l'arc cutter e facciamo equip loadout. E adesso ci vediamo, siamo belli nella nostra tutina colore cacca, perché il colore mi sembra sia proprio quello. Ebbene sì. E siamo pronti alla ricerca di sistemi anarchici per trovare un po' di materiali push. L'ho fatto un po' breve sto video, ma oggi sono incasinato, vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione e nulla, al prossimo video cercherò di fare i push e di farvi vedere cosa ho deciso io di ingegnerizzare col primo ingegnere, quindi vi ringrazio un casino. Se avete domande o volete qualche video specifico, mi interessa questo o quell'altro, scrivetemelo nei commenti, io tanto vi rispondo sempre e chissà che non lo faccio subito, anche perché ora sono un po' perso dentro Odyssey, non so bene come organizzarmi, cosa fare, ma di roba da fare ce n'è e come, ce n'è veramente tanta, quindi lo sto imparando anch'io. Una recensione la farò molto più avanti, per ora ho recensito l'alfa di Odyssey, adesso voglio vedere come risolvono un po' tutte le cose e poi vi farò sapere. Quindi grazie mille se avete avuto la pazienza di stare con me fino ad ora e ci vediamo al prossimo video.